due ragazze e ragazzi del vostro caro Mastro Kinga e benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon Super Mystery Dungeon. Allora, l'altra volta siamo arrivati al capitolo 3 e abbiamo sconfitto il primo boss che è Gabite. Quindi direi sicuramente di cominciare. Allora, ok, questo è il tesoro che Gabite nascondeva. Ok, sostanzialmente abbiamo mantenuto la promessa che avevamo fatto, che era quello di non rubare il tesoro. Ok, sì. Ok, siamo arrivati qui sopra a una collina che ci mostra come è fatto la città vista dall'esterno. E dice Farfleet, ci dice che qui doveva sempre riposarsi, per essere un po' più tranquilla e a posto. Ok, cara la sera. Ok, Rayquaza. Ok, continuiamo salvando. Abbiamo salvato un secondo fa, però non so perché ci va a salvare altre volte. Ok, un appunto di Nazarif. Ok, ci chiede scusa. Qualcosa d'urgente l'ha costretto ad andare e starà via per qualche giorno. E di prendersi cura di noi stessi e stare attenti ai Baim. Ok, andiamo a scuola. Penso andiamo a scuola normalmente. Ok, non so perché ogni volta ci fa salvare ogni 3x2. E ok, una gita ci farà fare. Forse per questo ci ho fatto salvare due volte in così poco tempo. Ok, luciore. No, ok. Direi che possiamo andare. Ok, foresta da scuola, piano 1. Ok, mi scordo sempre che... Ok, che vi raccolto tu? Non si capisce. Ok, direi di andare avanti. Abbiamo subito... Ok, sulle scale. Mi piace il fatto che comunque i vari componenti della squadra si allontanino per quegli strumenti. Intanto Firefleet è salito a livello 7, il che è cosa buona. Ora, direi di fare attacchi normali. Addirittura, ok, ci ha tolto parecchio. Lì c'è un altro Pokémon, però comunque dovrei riuscire a batterlo facilmente. Ok, Farfetch'd raccoglie una mela, che comunque sono, al momento sono strumenti veramente veramente utili, come le Pokémonete. Il
Poi un'altra cosa utile sono il fatto che i membri della squadra possono attaccare nonostante siano distanti. Il che ci aiuta veramente veramente tanto. Ok, siamo saliti a livello 9. Ora, qui non dovrebbe esserci nulla di interessante e neanche di qua, quindi direi di andare qui. Ok, due mele. Oddio, forse. Ok. Ora sicuramente ci servirà per vedere se ci sta qualche strumento che possiamo utilizzare, magari. Ok, che quello era per pietrificare. Peccato che non ho trovato il gioco in italiano. Perché per l'utilizzo di alcuni strumenti sarebbe utile. Però, ahimè, al momento non possiamo usarli. Ok, Espur che parla di telepaticamente. Ok, quindi al momento stiamo, diciamo, messi bene. Però dovrò utilizzare qualche strumento perché c'è finito, per così dire, lo spazio all'interno cioè, praticamente finito lo spazio all'interno dell'inventario. Quindi, ovvero, ho appena utilizzato una bacca arancia per la precisione, però non so quanto possa rimanere utile. Anche perché l'abbiamo appena riempito lo spazio e non è che non mi sembra il caso di buttare quanti più strumenti possibili. Ora di qua. Ok, siamo già a 25 per il fatto che possiamo spostare i vari membri della squadra. Per certi. Ok, abbiamo fame. No, non volevo bere. Bensì volevo innanzitutto prendere una mela e mangiarla. Ok. Stessa cosa riguarda altri strumenti. Ok, diciamo sì, ci hanno ricaricato i vari. Ci ha ricaricato la fame. Ci ha ricaricato i vari. Come posso dire? I vari PP delle mosse. Quando siamo. Entrati mi pare, rientrati, se ho visto bene. Ok, sicuro. Ah, ok,
quella che vediamo lì era la fame, perfetto. Cosa molto molto utile da sapere. Ok, Firefly è il livello 8, il che è ottimo. Ok, qui non ci sto nulla da fare, sostanzialmente. Ah, non volevo aprire qua. Strumento. Ah, ok, abbiamo battuto. Diciamo, per certi aspetti questo dungeon è abbastanza difficile. Diciamo, non è che è difficile, più che altro è lungo, per così dire. Però spero vivamente di riuscire a farlo abbastanza velocemente. Siamo all'ottavo piano. Ok, un Voltorb abbiamo incontrato. E è vero, ora come ora sto cercando di e battere tutti i vari Pokémon selvatici che incontriamo, perché così riesco a livellare facilmente. Perché ho visto più o meno qualche cosa online e alcuni boss sono veramente, veramente, veramente difficili da battere. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ok, ce l'ha rimasta male Firefly, non so, non ho letto il motivo. Però ho salvato e siamo a posto. Ok, devo andare a vedere Firefly che fine ha fatto. Qui non c'è. Dovrebbe stare qui. Ok, a quanto pare Firefly è andata a scuola da sola. Ora, vediamo se qui posso fare qualcosa. No. Sicuramente vado a depositare un po' di roba perché è utile lasciare. Ok, progress device, non so cosa ci dia, cosa sia, però per il momento sono rimasti a 11 strumenti su 24. Poi sicuramente andrò a depositare queste 73 monete, perché diciamo è utile lasciarlo. Ok, alto salvataggio. Ok, diciamo altra cosa da fare.
diciamo, penso, non so se sia un altro. Diciamo, non ho capito se quello strumento ci ha fatto vedere. Dobbiamo andarlo a cercare oppure ce lo dà. Diciamo il bracciale di base. Non dobbiamo andare a vedere le varie. I vari strumenti da andare a prendere. Ok, quindi abbiamo raggiunto un altro dungeon. Ok. Allora, quelle cose. Ah, li possiamo dare ai vari membri. Ok. Ora. Diciamo che alcuni di questi sono difficili da ottenere. Questo forse ce la dovrei fare tranquillamente. Ok, lo settiamo. Quindi sono i bracciali. Ok, perfetto, ce li dà tranquillamente. Il che è cosa buona e giusta. Quindi una volta che c'è l'ok. Io provo a capire questo progressive device. Ah, ok. Perfetto, quindi ho scoperto a cosa serve quel device, ovvero a salvare quando si sta in dungeon un po' lunghi. Diciamo, è ottimo per salvare. Ok, sicuramente utilizzerò una bacca lancia. Vediamo se riusciamo a batterlo in qualche modo. Sì, siamo riusciti. Ok. Ok, e quindi anche per quanto riguarda il nostro scraggy avversario, lo mandiamo KO. Ok, ora. Ok, sembrerebbe ci è rimasto l'ultimo piano da andare a. Cioè l'ultima stanza. Ok, settiamo su quest'altro. Ok, settiamo pure su questo qui.
siamo arrivati al livello 10. E possiamo tranquillamente, no, dimenticare una mossa. Ok, e ci insegnano un elisir. Ora abbiamo raccolto lo strumento. No, quello già l'ho lasciato qualcuno. Ok, e posso settare questo all'ultimo. Ora sicuramente andrò a mangiarmi una mela perché la fame si sta facendo sentire. Ok, siamo arrivati al piano 5. Spero di arrivare verso la fine del dungeon il prima possibile. Ok, abbiamo trovato una trappa e ci ha fatto addormentare. Ok, di qua sicuramente non c'è niente. Ok, guidiamo. Ok, in qualche modo sono riuscito a batterlo. E piano 6. Ok. Non posso, a quanto pare non riescono a battermi, per così dire, per fortuna, per così dire. E comunque in qualche modo la fame si sta rifacendo sentire. Possiamo andare tranquillamente al piano 7. Ok, direi tranquillamente di usare un elisir, dovrei avere un elisir normale, esatto. Ah, ecco perché. Ok, in qualche modo sono riuscito a ok, in qualche sono riuscito a aumentare i miei PP massimi, il che è positivo. Piano 8.
Intanto noi comunque siamo al livello 10, livello che abbiamo raggiunto qui, diciamo in questo dungeon. Ok, direi di andare verso di qua. No, lo volevo tranquillamente usare. Ok, vediamo se in qualche modo qui vedo qualcosa. Ok, dice un elisir che comunque non serve perché comunque appena regalo. Ok, poche monete e un primeape che abbiamo buttato giù tranquillamente. Scale che faccio volentieri. Ok, loro stanno sempre a litigare, come sempre così. Ok. In qualche modo siamo riusciti a portare a casa diciamo, la missione del giorno. Ok. Nazrif è tornato. Cosa buona e giusta. Nessuno qui, strumento. Quanto ho ottenuto un elisir, il che è cosa buona. Ora direi di depositare qualcosa. No, un paio di mele lascio. Ho comunque un Elisir Max, quindi anche gli Elisir ve li poso. E posiamo tutte le monete. Ok, di qua non conviene andare. Tu sei per le mosse. Ok. Brassid, non so cosa serva. Velocemente saltiamo velocemente il dialogo. Comunque sembrerebbe che stiamo facendo lezione. È successo qualcosa? Sceriffo Magnezon, ok. Ah, ok. Ci hanno mostrato l'attacco di squadra. Ora, a volte comunque io mi scordo sempre i vari
come si chiama? Stati, cioè vari pulsanti, ecco qui, controlli. Sì. Ok, R con doppia V, ok. Però ho premuto con R. Ora comunque apro un attimo internet per vedere la traduzione perché a quanto pare non riesco a capire il significato di alcune cose. Quindi premere R leggermente. Ok. Premo questo. Ah, vero, con A. Ok, perfettamente, ho capito dove. Ah, ok. Premendo poi L ed R si ricorda dell'ultima accoppiata fatta e quindi faccio la stessa cosa. Ok, oggi torniamo di nuovo a casa da soli. Come al solito vado a vedere se ci sta Firefly. Ok, vorrei ritardi per beccare il nostro. La nostra amica Firefly. Ah, strumento Laser Max. Ok, io comunque. Ok, di qua come al solito ci sta la parte per vedere. Per vedere la città. Ho trovato un altro strumento tra l'altro. Il che è cosa buona e giusta. Ora comunque guardo sempre, conviene sempre guardare in giro nella speranza di appunto di vedere strumenti e altre cose. Ok, io comunque continuo a salvare. Ok, altro dungeon.
mela trovata. Ok, perfetto, perfetto. Ora. Lo settiamo. Comunque mi aspettavo che... Ok. Ok, qui a quanto pare non c'è in... Non c'è chissà che da vedere. Ok, noi intanto siamo arrivati al livello 10, mentre Firefleet penso che sia sempre allo stesso livello, per così dire. Purtroppo non mi fa vedere la schermata questa il livello di Firefleet. Ok, a quanto pare devo andare in quell'unica stanza che c'è rimasta. No, non è l'unica, quindi ce ne stanno altre. Meglio così. Ok, sono arrivati al livello 11. Ok. Intanto vediamo se in qualche modo riesco a battere facilmente il nemico. Ok, a quanto pare sembrerebbe di sì. E la fame, anche la fame sta facendo il suo corso. Ok, Firefleet livello 9. Che comunque è cosa buona e giusta. Ok, ci ha pure mandato K.O. Ora vediamo qui cosa vediamo. Ah, ok, per quello abbiamo più di 9. Abbiamo 9 mosse. Ok, usavo pure lo strumento. Ok. Allora, vediamo se in qualche modo... No, non voglio settarlo, bensì voglio usarlo. Ok, piano 4. Anche è vero, abbiamo un Pokémon che ci sta seguendo. Ok. Ora vediamo se... Ok, perfetto, sono riuscito a invertire. E sicuramente mi servirà una mela. Ok, con questo non dovrei avvelenarmi, almeno per quanto riguarda questo piano.
Ok, in teoria dovrei riuscire a quattro penso. Spero vivamente riuscire a battere. Ok, direi tranquillamente di usare una. Sono rimaste del. Ok, non sono rimaste neanche le cose. Peccato, non ho più nulla, quindi penso che questo giro andremo KO tranquillamente. Ok, sembrerebbe che sto riuscendo a batterlo in qualche modo. Se così si può dire. Perché sembrerebbe che non sta. Ecco. Ah, ok, una revita del seme ce l'avevamo. Ok, direi che siamo mandati in decappato tranquillamente. Ok, direi tranquillamente di andare a salvare. Perché così in questo modo. Dove devo andare? Ah, ok, forse da qui. Ok, allora direi tranquillamente di. E vederci per il prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su tutte le sale Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.